Neve, situazione critica, blackout e strade chiuse, ancora tantissime utenze senza elettricità, chiusa la provinciale del Passo delle Radici. La provincia ha richiesto 25 squadre di tagliaboschi e l'intervento dell'esercito. È morto DJ Choni, fine di un'epoca, aveva 66 anni e per oltre 40 ha fatto ballare in tutte le discoteche di Lucca e della Versilia. Il grido d'aiuto dei ristoratori, vogliamo solo lavorare, il 30% delle attività chiuso nel primo giorno di zona gialla, FIPE, Confcommercio, futuro drammatico se si procede senza continuità. Per il calcio segnali confortanti aspettando il Lecco, nelle partite prima della sosta natalizia la Lucchese aveva dato dimostrazione di essere in netto progresso, il neoacquisto Marcheggiani al debutto sul campo del Lecco. Bentrovati, una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di emergenza neve perché la situazione si sta facendo davvero critica in tutta la Mediavalle e la Garfagnana. Ancora 4.000 utenze sono senza corrente elettrica secondo gli ultimi aggiornamenti e sarebbe atteso per i prossimi giorni anche l'arrivo dell'esercito. Il nostro servizio di apertura di Luca Galeotti. Continua l'emergenza neve in Garfagnana che è tornata ad acuirsi dopo già i disagi del 1° gennaio con le intense nevicate dell'Epifania. I problemi principali sono sempre gli stessi, i blackout di corrente che hanno messo e stanno mettendo in difficoltà tante famiglie e le strade interrotte. A causare tutto questo sono gli alberi che si trovano lungo le linee elettriche ed anche lungo le strade che, appesantiti dalla neve, sono caduti provocando i distacchi di corrente e la chiusura di tante strade. Questo giovedì intanto in Valle del Serchio è arrivata la colonna mobile regionale della Protezione Civile portando altri uomini e mezzi e domani potrebbe arrivare anche l'esercito per aiutare a liberare le strade ed a condividere anche il percorso di ripristino dell'energia elettrica. Centro nevralgico di tutta la macchina della Protezione Civile è il Centro Operativo Intercomunale di Orto Murato, che è il vero quartier generale che coordina i vari interventi. In questo momento sono più di 100 i volontari della Protezione Civile e delle varie associazioni che sono impegnati sul territorio, quindi c'è un impegno piuttosto importante. Sono in corso anche gli interventi diretti sia delle amministrazioni, sia dell'Unione dei Comuni, sia della provincia per quanto riguarda le imprese che sono a tagliare le piante lungo le strade. C'è un'attivazione di richiesta ulteriore di mezzi, turbine, spalaneve eccetera, soprattutto per la parte più alta della Garfagnana, e quindi stiamo coordinando tutta questa serie di interventi. Siamo attivato un rapporto con la Protezione Civile Nazionale per la possibilità di disponibilità anche eventualmente dell'esercito proprio per il discorso dell'emergenza del taglio delle piante. Siamo andati in uno dei comuni più colpiti che è San Romano in Garfagnana. Il vice sindaco Roberto Rocchiccioli ci ha accompagnato a vedere un territorio messo in seria crisi, in particolare proprio dalle piante cadute sulle strade. Perché in queste zone le frazioni nostre montane, Vibbiana, Orzaglia, Caprignana, sono rimaste isolate perché la neve aveva abbattuto un numero infinito di piante, quindi di spalaneve non potevano passare, prima c'era da tagliare, e contemporaneamente la mancanza di energia elettrica, perché abbiamo ancora San Romano e Silicagnana senza energia elettrica, le frazioni più alte l'hanno avuta a mezzogiorno circa di oggi, dopo un giorno intero di mancanza, quindi questa è la problematica maggiore che in questo momento abbiamo. Proprio a San Romano, peraltro, i bus che fanno servizio sostitutivo ferroviario sono rimasti bloccati per ore ed un autista ha subito un infortunio con prognosi di 30 giorni. È stato soccorso dal 118, non senza le difficoltà dovute appunto ai problemi dei collegamenti. Voltiamo pagina, è lutto nel mondo del divertimento e dello spettacolo, si è spento a 66 anni il DJ Riccardo Cioni, ha allietato per tantissimi anni le serate nei locali e nelle piazze di Lucca e della Versilia. Sentiamo Giulio Del Fiorentino. Dalle frequenze di Radio 4 con l'indimenticato DJ full time alle serate al Green Ship, dalle nottate al Pianeta a quelle in più o meno tutte le discoteche della Versilia, fino alle feste di piazza, per 40 anni Riccardo Cioni è stato la colonna sonora di tantissimi lucchesi. Un talento innato, un particolare orecchio musicale che gli consentiva di capire e far ballare in anticipo su tutti i suoi colleghi
quelli che dopo mesi diventavano tormentoni. La notizia della sua scomparsa all'età di 66 anni è circolata veloce sulle chat, cogliendo tutti di sorpresa. Il giorno di Natale aveva ringraziato sui social i medici e i sanitari che a Livorno, la sua città di nascita, lo stavano curando in ospedale, migliaia e migliaia, i giovani e meno giovani, che sapeva far ballare, che fossero in pista, in discoteca, in piazze storiche come l'anfiteatro di Lucca o immense come quella della cittadella del Carnevale a Viareggio. Non un DJ qualsiasi, ma un'icona, un frontman che intratteneva in maniera garbata ma sempre coinvolgente, capace di non cedere alle mode ma al tempo stesso di sapersi rinnovare per regalare la sua musica anche alle nuove generazioni. Riccardo Cioni ha segnato un'epoca per coloro che lo hanno amato e seguito a cavallo fra gli anni 80 e 90, per poi ritrovarlo e ritrovarsi ai giorni nostri, capace con le stesse sonorità di far tornare la voglia di ballare e divertirsi. Bellissime cose insieme, collaborazioni che sono durate per mesi, mesi e mesi della nostra vita, e sono state suonate dai più importanti DJ dei locali in zona. Un grosso amico se n'è andato e ha lasciato un grandissimo, veramente da levare il fiato, un vuoto incolmabile. Facciamo adesso il punto sulla curva del contagio. Nella nostra regione aumentano i positivi e i ricoverati, si mantengono costanti invece in lieve aumento i casi di positività nella nostra provincia. Andiamo subito a vedere i numeri attraverso le nostre tabelle. In Toscana i nuovi contagiati sono 667, ben 312 in più rispetto a ieri, 973 i pazienti ricoverati, 12 in più, di cui 146 sono in terapia intensiva. Si registrano 18 decessi, di cui uno a Lucca. In provincia di Lucca invece ci sono 66 casi di positività, 19 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Così distribuiti nella piana di Lucca 24 casi, di cui 4 ad Altopascio, 5 a Capannori e 15 a Lucca. 8 casi di positività in Valle del Serchio, 2 a Minucciano, 1 a Molazzana, un altro caso a Piazza al Serchio e un altro a Pieve Fosciana. 3 casi a Sillano, Giuncugnano, 34 i casi complessivi in Versilia, di cui 14 a Camaiore, 1 a Forte dei Marmi, 5 a Massarosa, 1 a Seravezza e 13 a Viareggio. Il mondo della ristorazione chiede disperatamente aiuto. FIPE e Confcommercio lancia l'allarme: serve continuità o si muore. Senza preavvisi si aggiungono danni ad una situazione già di per sé drammatica. Per questo motivo il 30% delle attività di ristorazione della provincia di Lucca in questo primo giorno di zona gialla ha preferito non riaprire. E la prospettiva, se si procede ancora a singhiozzo, secondo Benedetto Stefani di FIPE Confcommercio, è anche peggiore. Si stima per i prossimi mesi la chiusura definitiva di molte altre attività del settore. E se non c'è un programma, questo è anche, oltre arrivare a giugno, arrivare proprio vicino all'estate, sarà anche un 60% che non apriranno. Il periodo delle festività natalizie ha rappresentato, secondo FIPE, il colpo di grazia con le attività che avevano fatto investimenti, effettuato ordini e si sono ritrovate con una scorta di materie prime che non hanno utilizzato. Ci ha regalato a quell'altro, si mangiano in famiglia noi, le diamo magari a dei parenti, perché noi avevamo comprato delle cose che purtroppo non sono state più idonee per poter lavorare, perché si è fatto il 10% o 15% di incasso per portarlo fuori e non quello, noi si pensava di lavorare dentro. È un grido di disperazione quello degli addetti al settore, che chiedono risposte certe e definitive. Chiediamo che ci sia una data certa e che ci sia un programma ben definito, perché noi si incominciamo un po' a lavorare. La nostra categoria non ha mai chiesto soldi, ha chiesto sempre di lavorare, però se non ci fanno lavorare per forza ci devono aiutare. In questo primo giorno di zona gialla siamo andati ad incontrare i ristoratori per capire come è andata la ripartenza, seppur parziale. Sentiamo Luigi Casentini.
Uno spiraglio, i due giorni di zona gialla dopo le festività natalizie, troppo breve per poter essere salutato come una liberazione da parte degli operatori del settore ristorazione. Sicuramente una riapertura che non può essere paragonata a quella del primo lockdown, quando i locali si riempirono immediatamente di clienti. Sì, un po' di persone sono venute, però il tempo non aiuta, diciamo anche questa cosa qui. L'altra volta alla riapertura c'è stato il boom di persone perché il sole, bel tempo. Questa volta è stata un po' frenata, il freddo e la pioggia. Una situazione, quella attuale, che mette il ristoratore in grossa difficoltà, soprattutto per quanto riguarda gli approvvigionamenti e le spese per il personale, dato che l'alternanza tra zona gialla ed arancione crea troppa incertezza per la presenza continuativa di clientela. Sono diversi i ristoranti che hanno lasciato abbassate le serrande e anche tra chi ha aperto la preoccupazione è tutt'altro che superata. È una riapertura a singhiozzo, quindi staremo a vedere come si comporta un pochettino tutto il turismo, tutta la gente che se ha voglia di tornare in Versiglia, come sarà la situazione economico-commerciale, perché purtroppo si è manifestato un immobilismo di tutti gli investimenti, si è manifestato una situazione economica che si va a sommare alla già la crisi sanitaria, quindi speriamo di riuscire a uscirne bene in questa situazione qua. Non aiuta sicuramente, perché anche tanta gente so che non ha proprio riaperto, perché fare la spesa, pagare i dipendenti non aiuta. Un momento di grande sconforto, più che altro perché oggi ci sono, domani invece no, chiuso, aperto, non hai prospettiva neanche in settimana, diventa veramente difficile progettare anche il futuro. Non si sa quando siamo aperti, quando siamo chiusi, quando ci mette un tipo di zona, quando un colore. Anche noi per gli acquisti, per le vendite, per fare le vendite, non si sa come acquistare, quanto acquistare. Ma c'è anche chi questa riapertura l'ha salutata con entusiasmo. Dai, si riapre, ci divertiamo, gente ce n'è, almeno si riparte, dai, ci divertiamo. Ciao mamma! Al centro anziani di Borgo a Mozzano ha aperto la stanza degli affetti e così d'ora in avanti gli ospiti della struttura possono incontrare i propri cari pur con tutte le restrizioni del caso. Sentiamo Luca Galeotti. A 3 mesi dalla chiusura totale delle visite alle persone ospitate nei centri anziani e nelle RSA, c'era e c'è la volontà e il desiderio di far incontrare nuovamente gli ospiti con i parenti e i familiari. In questa ottica varie strutture hanno trovato soluzioni alternative diverse, ma sempre valide. Borgo a Mozzano, presso il convento di San Francesco, dove la Misericordia Borgigiana gestisce un centro accoglienza, nell'ex sala del capitolo è stata organizzata una sala di incontro in presenza, ma nel rispetto ovviamente delle normative. Durante l'estate avevamo risolto il problema con gli incontri nel chiostro. Oggi abbiamo trovato la possibilità di fare la sala degli affetti in questa prestigiosa sala del capitolo, dove i frati si riunivano per le loro riunioni. Oggi questa sala è tornata a una funzione importantissima e significativa, come quella di far incontrare gli ospiti e i familiari. Chi arriva da fuori si sottopone a rigidi controlli e poi finalmente il tanto atteso incontro. Gli ospiti, sempre accompagnati e assistiti, possono parlare grazie ad un sistema audio intercomunicante e anche se manca l'abbraccio, la soluzione sembra essere molto apprezzata da tutti. Anche i figlioli fanno a turno, una volta viene uno, una volta viene uno. Certo, a turno, Sì, le vedo tutti. E presto avremo degli oblò, così ci possiamo anche toccare. I familiari dei nostri ospiti sono molto felici di questa iniziativa, perché attraverso questa stanza abbiamo potuto rendere fattibile l'incontro che in termini di umanizzazione dell'assistenza non poteva essere trascurato. Quindi dopo 3 mesi di chiusura, noi abbiamo chiuso il 3 di ottobre la struttura per la seconda volta, dopo 3 mesi i familiari l'antivigilia di Natale hanno potuto rivedere i propri cari. Ovviamente per effettuare una visita è necessaria la prenotazione, in modo che la persona da visitare possa essere accompagnata all'orario prescelto nella ormai cosiddetta sala degli affetti. È tutto per questa prima parte del TG Noi, breve break pubblicitario e poi lo sport.